i volontari di protezione civile che sono numerosi della nostra associazione e delle altre associazioni. Ringrazio le autorità militari e civili che hanno pensato di venire con noi a celebrare questo momento importante. Oggi debuttano nello scenario lodigiano e nazionale e internazionale alcune attrezzature di protezione civile. Ora chiedo al parroco se può benedire i nostri mezzi prima che intervengano in operazioni, speriamo solo esercitative e dimostrative. Dopodiché, grazie alla presenza della dottoressa Pagano della prefettura di Lodi, faremo il taglio del nastro, poi insieme al sindaco ci sposteremo nel comune. E a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome, nella tua benevolenza proteggi i lavoratori, i loro strumenti di lavoro, questi mezzi della protezione civile, e fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione, te lo chiediamo. A tutti i Giuseppe e a tutti i papà. Ringrazio la viceprefetto dottoressa Pagano, i sindaci presenti, il presidente della provincia Mauro Soldati, le forze dell'ordine, il maggiore dei carabinieri di Codogno, il nostro, ormai lo chiamo il nostro maresciallo Cremarchi, il maggiore della Guardia Finanza di Casale, le associazioni di categoria, artigiani e Coldiretti, a quanti che con le loro bancherelle hanno colorato la piazza, ma che non sia solo coreografia, ma una proficua e vantaggiosa giornata. La piazza, mi riferisco alla romeria di Don Cristiano. Sì, ha detto bene Giancarlo, assieme a Patrizio e a tutti i collaboratori di FIRCB, la protezione civile sarà al servizio assieme a tantissimi altri volontari sabato 25 per garantire che l'arrivo a Milano del Papa, Milano e Monza, sia un arrivo felice e tranquillo senza inconvenienti. Loro lo sanno, io lo so, è un'organizzazione complessa con migliaia di persone che sono state chiamate. Tra le... Ecco, ci spostiamo davanti. Guardate meglio di qua, fermatevi un attimo, guardate qua. Ce l'ha vedere. Ecco il sindaco, bravi, vi vedo preparati. Referente assessore, ecco qua, di salute, del consigliere comunale.
bellissimi, grazie. Pozzoli Giampiero è una persona che è sempre presente quando c'è da dare la mano, malgrado anche la sua età ormai, i suoi acciacchi, però lui non dice mai di no, cioè lui è orgoglioso di aver fatto un militare nei bersaglieri e come bersagliere lui è sempre in pista. Le motivazioni a Pozzoli Giampiero per la partecipazione assidua e disinteressata nelle associazioni del mondo del volontariato. Io non sono molto diplomato, il mio diplomazia è di stare in mezzo alla gente, aiutare chi posso e ringrazio il Comune. Era trofeo. Questo invece è proprio il premio San Giuseppe 2017 al dottor Spiaggi Claudio. Chi è il dottor Spiaggi Claudio? È il pediatra del nostro nido che per 30 anni ha fatto servizio. 30 anni. Vedo Laura Garotta. Ha iniziato che tu eri ospite al nostro nido e oggi c'è la tua bimba, cioè proprio una generazione. E il dottor Claudio Spiaggi ha fatto anche il periodo di volontario su questo, sempre per stare nel tema dell'importanza del volontariato. Consegna il premio Nolli Renato. Perché Nolli Renato? Perché per tanti anni è stato assessore del comune di Brembio nel campo sociale. Consegna il premio Nolli Renato, aiutato dalle educatrici, dalle puericultrici del nostro nido, Patrizia e Silla, per quale ho detto non fatemi dire niente perché non ci emozioniamo su questo, ma già l'emozione l'ho avuta quando gli abbiamo comunicato che era nostra intenzione premiare il dottor Spiaggi. Adesso non vi faccio dire niente, però prendete il premio, lo consegnerete voi e Renato leggerà le motivazioni sul diploma. Compito arduo. Naturalmente ringrazio l'amministrazione comunale che, pur non essendo più parte in causa, mi ha invitato a leggere le motivazioni al dottor Spiaggi. Quindi allora, al dottor Spiaggi Claudio di Codogno, che come pediatra ha operato per 30 anni presso l'asilo nido comunale con professionalità e disponibilità. Grazie dottore. Adesso in conclusione avrei una domanda da fare al presidente Soldati della provincia di Lodi. È un po' la stessa domanda che feci l'anno scorso. L'anno scorso era: ma qual era il futuro della provincia? Oggi col referendum di dicembre, il no del referendum dice che la provincia resta. Come? Quali condizioni? Con quale difficoltà? Sappiamo, noi le conosciamo che siamo un po' dentro nel meccanismo, ma la gente forse questo non si rende conto. Non vado in merito se è stato un bene o è stato un male, la vittoria del sì e la vittoria del no, però la provincia resta. Le condizioni quali e quali prospettive? Lo chiedo al presidente Mauro Soldati. Sì, grazie. Io un velocissimo saluto alla comunità di Brembio, perché
c'è la sensazione un po' di essere a casa, nel senso questa comunità ha un animo popolare che emerge chiaramente in un'occasione come questa, anche perché guardate, non ci sono molte realtà delle dimensioni di Brembio che riescono a mettere in campo ogni anno quello che viene fatto qui, per cui un ringraziamento davvero, perché è molto importante per tutto il territorio. C'è un elemento, diciamo, nuovo rispetto al percorso precedente, che innanzitutto il protagonismo del territorio. Noi giovedì saremo in provincia con l'assemblea dei sindaci, porterò all'attenzione dell'assemblea dei sindaci un ordine del giorno che, oltre a fare un attimo il punto della situazione, alla fine si chiude. Cioè, la targhetta, no, volata, la targhetta, niente, facciamo meno.